Trovati amici da casa, sono Monica Picciapuoco da Fate Eventi TV e vi saluto da un evento particolare, Ancona Benessere, la prima edizione. Siamo agli ex campetti saveriani di Ancona ed è un itinerario pieno di attività, seminari e tante altre sorprese. Ma vogliamo scoprirla insieme? Venite con me! Eccoci qua, l'associazione Essere Felici presenta oggi Ancona Benessere in compagnia dell'assessore alla partecipazione democratica Stefano Foresi, che ci parla oggi di questo evento che è la prima edizione di una giornata dedicata al benessere. Ciao Stefano. Ciao, grazie intanto di quello che avete messo in piedi in un posto stupendo. Io amo molto il parco ex Saveriani, che la gente ormai conosce, partecipa continuamente all'attività di questo parco, ma questa iniziativa di oggi è molto importante. Intanto è la prima, dà una risposta importante all'aggregazione tra famiglie, tra bambini, nonni, genitori, e poi fa sì che in questo parco stupendo la gente possa stare insieme e fare attività diverse. È un modo per incontrarsi, quindi ho ringraziato molto l'associazione Essere Felici perché ha messo in piedi un'iniziativa che ci permette insieme di fare una giornata diversa, tra parentesi. Ci sarà un momento importante per i ragazzi, importante mi pare anche l'iniziativa dei graffittari fuori del parco, nel muraglione ha già scritto la prima frase Essere Felici. Già questo, l'ingresso a un parco con scritto Essere Felici, è un messaggio importante che mandiamo da questa giornata. Grazie a Monica che è piena di vita, piena di iniziative, piena di idee, e questo ci permetterà dalla prima edizione di migliorare poi la prossima sicuramente, però farla prima in modo che il tempo mantenga ancora di più, ma soprattutto per far stare insieme la gente. Spero che possano partecipare, le messe fra poco finiscono e quindi sicuramente il parco sarà pieno. Torneremo più tardi a vedere com'è la situazione, ma qualunque cosa c'è bisogno noi siamo a disposizione per attività e iniziative come queste, che porta la famiglia ad essere insieme, e questo è il benessere anche personale di tutti quanti messi insieme per far sì che poi la vita sia un po' migliore di quella che è. Infatti, io ti ringrazio Stefano, anche perché poi questo deve essere un augurio per appunto la prossima edizione e per tutti quanti che oggi saranno qui con noi e per stare veramente insieme. Grazie mille. Passiamo al writing, che è un progetto che adesso vedremo qua con Linda, che fa parte comunque dell'associazione Essere Felici e la palestra AXE. Ciao Linda. Ciao Monica. Ciao. Allora, spiegaci oggi che cosa andiamo a fare. Allora, oggi siamo con i ragazzi del centro Papa Giovanni, che fanno un po' quello che faccio io, quindi graffiti. E niente, i graffiti nascono praticamente da sempre. La nascita della bomboletta appare tipo negli anni, fine anni 70, diciamo. Okay. Nasce il tutto in America, a New York, e da lì è nata appunto questa cultura artistica chiamata writing. Infatti è veramente una cultura. Esatto. E noi sappiamo che con l'associazione Essere Felici partirà un corso a novembre appunto dedicato al writing. Oggi vediamo qua appunto con i ragazzi, quindi la prima scritta insomma che faremo qui ad Ancona presso l'evento Ancona Benessere, e siete pronti quindi? Essere felici. Benissimo, grazie Linda. Ciao. E siamo qua con Laura della cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII, appunto per il progetto Writing. Laura, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, che cosa ne pensi di questo progetto questa mattina? I ragazzi si stanno divertendo molto. Adesso c'è al lavoro Daniela del Don Paolucci, che è una struttura gemella al Samaritano, che sono due residenziali sempre della nostra cooperativa. E adesso si alterna con Rosanna, che è un'altra ragazza che sta nella nostra struttura. Sembra che si stanno divertendo. Adesso c'è anche Alessandro che contribuirà
a verniciare questa bellissima scritta che è essere felici. Esatto, infatti abbiamo scelto. E speriamo che anche nel corso che poi partirà, ho sentito, di writing, infatti, possa avvicinare tanti ragazzi, infatti, al sociale, a far vedere che insomma il writing poi non è una cosa da persone, esatto, moleste, o infatti, insomma, non così distante, esatto, non così distante dalla realtà, esatto, quotidiana. Infatti l'importanza di questo progetto era proprio per avvicinare, anche unire poi tutti quanti, e poter, per poter realizzare una cosa come questa, insomma, esatto, tutti insieme. E quindi non so, oggi c'è questo evento, invitiamo tutti a venire a partecipare, a vedere come si svolgono i lavori. Benissimo, okay, grazie mille Laura. Niente, arrivederci. Passiamo all'hip hop, siamo qui con Lizard che ci dice oggi due parole su quello che state facendo. Ciao Lizard. Ciao Monica. Niente, praticamente oggi in concomitanza con l'evento del benessere abbiamo portato alcuni degli insegnanti del gruppo hip hop di Ancona. Praticamente in Ancona abbiamo cercato di unire tutta quanta la comunità hip hop, unendo tutti i vari insegnanti di tutte quante le scuole di danza. Per esempio adesso sta facendo lezione Laura Luce Soli e sta facendo jazz funk, che per diciamo i meno esperti, se guardano le coreografie così possono pensare ma questo è hip hop, in realtà no, questo è jazz funk. Abbiamo fatto jazz funk, abbiamo fatto hip hop, abbiamo fatto popping, abbiamo fatto locking, poi verrà anche Streeti con Brain, faranno anche top rocking, break dancing e diciamo new jack swing. Certo, quello che vogliamo proprio fare noi è, anzi, noi vorremmo dare delle risposte a domande che le persone dovrebbero farsi, però ovviamente ognuno segue il mestiere suo, quindi ognuno segue i propri interessi, i nostri sono questi anche della cultura hip hop, e cerchiamo di spiegare per bene che cos'è e come funziona. Certo, benissimo, allora io ti ringrazio e buona giornata. Grazie anche a voi. Ed eccoci al lato fitness, siamo qua con Gianni, Silvia e Federica dell'area Axe. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Senti Silvia, allora ci presenti un po' quello che è l'area Axe e quello che avete fatto oggi. Sì, allora oggi abbiamo fatto corsi di X-Tempo Dance, di Zumba, di Outfit, e se ne avremo modo il corso di X-Tempo Sculpt. Diciamo che oltre ai corsi di tonificazione normali che facciamo di solito, abbiamo anche il pacchetto X-Tempo, che è un pacchetto particolare dove oltre al dance e allo sculpt c'è anche l'energy, dove usiamo lo step, quindi un po' di tutto, dai pesi a step, alla parte più ballata, più divertente. Comunque da noi trovate anche corsi di pilates, di funzionale, di stretching e di posturale, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. C'è un po' di tutto. Beh, appunto, parliamo poi di benessere, quindi il fitness, ed è importante poi legare tutto quanto. E i nostri amici da casa dove vi possono trovare? Noi siamo in via del Commercio numero 6 ad Ancona, la zona è quella delle Palombare. Benissimo, grazie mille ragazzi. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera, buonasera, lei è il signor Arduino, io so, vero? Io dice, io aiuto. Ma qualcuno? Lei che fa qui con noi oggi? Ma a me mi hanno detto qua che c'è stata una festa, tu che se ballava o che se mangiava, tu che se stava bene, insomma. No, qui siamo ad Ancona Benessere, che è un evento dedicato allo stare bene, ok? E tu stavo bene, infatti ti ho detto prima che ho visto che c'è stata questi ragazzi che si stava divertita per ballare. Mo me fo quattro zombie pure io. Il signor Arduino è con noi dall'associazione Essere Felici, che rivediamo più tardi. Grazie Arduino. Auguri, arrivederci. Arrivederci signori. E proprio dell'associazione Essere Felici abbiamo qui un membro, Lorenzo Baldini, che ci parla e oggi presenta proprio il corso di recitazione. Ciao Lorenzo. Ciao, grazie a voi. E, il corso di recitazione è un corso che si basa sull'esperienza della recitazione, in quanto è aperto a qualsiasi età. Il nostro corso che abbiamo intenzione di fare tramite Essere Felici, appunto, esatto, questa associazione. Che partirà poi dai primi di novembre, faremo un open day infatti alla fine di ottobre, proprio per presentare tutti i vari corsi.
sì, e quindi presenteremo anche ovviamente il tuo. Quindi leghiamo, da quello che ho capito, insomma, la recitazione, quindi l'interpretazione, anche allo stare bene con se stessi, dico bene? Esatto, sì, è una tutto un insieme, tutta una conseguenza, no? Benissimo, e quindi salutiamo tutti, io ti ringrazio Lorenzo. Grazie a voi. Ed ecco, vediamo poi il signor Arduino che ci fa compagnia, uno dei personaggi appunto dell'associazione Essere Felici. Tra le tante attività abbiamo visto anche Tip Tap e Musical e siamo qua con Luana. Ciao Luana. Salve, ciao a tutti. Senti, ci parli un po' di queste discipline, di queste attività? Allora, guarda, io quando ho fondato la scuola, ormai 8 anni fa, avevo l'intenzione di fare qualcosa di diverso, di nuovo. Io ho studiato danza e tip tap in particolare da quando avevo 10 anni, quindi per me era la cosa essenziale. Il tip tap si coniuga tantissimo al musical, che è una delle altre attività principali della scuola, e l'idea è quella di avvicinare tutti i giovani a questa disciplina che comprende tutte le materie fondamentali che sono danza, canto e recitazione. E infatti lo vediamo oggi, oltretutto hai fatto un bel palco e una grande partecipazione. Assolutamente, loro l'hanno, i miei allievi l'hanno fatto con grande entusiasmo, abbiamo montato così velocemente un pezzo di Grease che è poi uno dei pezzi più trascinanti normalmente dei musical, e anche più conosciuti, e per dimostrare a tutti insomma che non c'è età per questo, per questa, e per divertirsi e stare bene. È assolutamente. Grazie Luana, grazie. Niente, a voi, ciao. E quindi da Ancona Benessere a Essere Felici allo Yoga della Risata. Siamo qui con Antonella. Ciao Antonella. Ciao Monica, ciao a tutti. Senti, mi dici due cose sullo Yoga della Risata. Che cos'è e come avviciniamo i nostri amici da casa? Bene, lo Yoga della Risata è un metodo unico per ridere senza motivo, inventato da un dottore indiano nel 1995 e fortunatamente sbarcato anche in Italia. E diciamo che lo Yoga della Risata si basa quindi su esercizi di risate finte, chiamiamole, per poi arrivare alla risata spontanea. Questo tramite l'utilizzo del contatto visivo, della giocosità tipica dei bambini e della respirazione pranayama, che è fondamentale, perché la respirazione e il prana è l'energia vitale che durante gli esercizi di yoga si faranno tante respirazioni per poter ossigenare le cellule del sangue. Benissimo, quindi ridere, diciamo a tutti, fa molto bene. Ridere, come dice Madan Kataria, porta il tuo corpo a ridere e la mente lo seguirà. Benissimo, grazie mille Antonella, grazie. Grazie a te. E adesso siamo nella zona olistica con Caterina del Centro Crisalide. Ciao Caterina. Ciao, ciao, buona giornata a tutti. Senti, intanto ci spieghi che cos'è l'olistico, che cosa significa? Allora, l'olismo è tutto ciò che riguarda vedere la persona nella sua totalità, 360 gradi, quindi un modo per lavorare sul benessere della persona sia a livello fisico, emotivo, psicologico, spirituale, quindi nella sua totalità. Esatto. Che cosa fate, che interventi avete oggi? Allora, oggi abbiamo la riflessologia facciale, abbiamo Reiki, abbiamo riflessologia plantare, abbiamo operatori che fanno shiatsu e vari tipi di massaggi, e poi presentiamo solo a livello di volantinaggio, perché molti operatori non sono potuti essere qui con noi, tutto ciò che facciamo nel nostro centro. Ok, benissimo. E dove possiamo trovarvi quindi? Noi siamo al Centro Crisalide, in via del Commercio 10C ad Ancona, nella zona delle Palombare. Benissimo, verremo in molti. Grazie mille Caterina. Grazie. E siamo qua anche con Herbalife, quindi salutiamo Giuliana e Luigi. Ciao Giuliana. Ciao. E ciao Luigi. Ciao Monica. Ciao. Senti, ci dici due parole velocemente su Herbalife? Sì, Herbalife si occupa di benessere a 360 gradi, dalla nutrizione esterna alla nutrizione interna. Aiutiamo le persone a migliorare stomaco, intestino, energia, controllo del peso, performance sportive, fin dal mattino, fin da una buona colazione del mattino con l'aiuto di un buon frullato. Ah, benissimo. E quindi è proprio legato a un discorso come quello di oggi, come Ancona Benessere, giusto? Esattamente. Il benessere fa parte del nostro lavoro tutti i giorni, e aiutare le persone è uno
dei nostri obiettivi. Benissimo, e per fare quindi una prova cosa devono fare i nostri amici da casa? Abbiamo un centro qui ad Ancona, possiamo comunque, per informazioni ulteriori potete rivolgervi alla vostra associazione che ci ha fatto da tramite oggi, quindi associazione esserefelici.it, www.esserefelici.it. Benissimo, grazie mille, grazie ragazzi. Grazie a voi. Siamo qui adesso con Barbara dell'associazione Onlus Fampia. Ciao Barbara. Ciao, buongiorno. Noi siamo dell'associazione Fampia, che è nata nel 2001 all'interno della neuropsichiatria del Salesi di Ancona. Ci interessiamo appunto di problematiche che emergono dai pazienti che vengono ricoverati e poi cerchiamo di fare degli interventi sul territorio, dei progetti. Adesso siamo molto coinvolti in questo momento insieme al centro ETA di Ancona per i disturbi del comportamento alimentare, e con un progetto che ormai sono 2 anni che va avanti, un percorso terapeutico, si chiama Oltre a rivedere le stelle. Volevi precisare che anche noi volontari comunque avevamo fatto dei corsi di formazione, certo, per specifici, per seguire anche come volontari i disturbi del comportamento alimentare. Certo. Che è una patologia molto complessa che non deve essere affrontata dal primo che capita, non deve essere il primo psicologo a interessarsi o il primo nutrizionista. Ci sono delle un percorso dietro. Tutto un percorso che non bisogna lasciare, come del resto in tutte le malattie, per carità, però le enormi sfaccettature di questa problematica fa sì che non bisogna improvvisare assolutamente niente. Infatti. Benissimo Barbara, io ti ringrazio, grazie, per essere stata con noi oggi. Grazie. Riguardo a questo punto, i disturbi alimentari, vi voglio parlare della Casa nel Cuore. Il progetto prevede di creare una struttura solida, accogliente, dove poter ospitare i gruppi di incontro con sostegno continuativo e punto di riferimento. Stiamo cercando di realizzare quindi tutto questo per poter avvicinare sempre più persone con questi disturbi. E io spero che veniate in molti, ci potete trovare su www.associazioneesserefelici.it. E quindi il progetto, la struttura La Casa nel Cuore vuole accogliere quindi proprio il discorso dei gruppi di incontro che stiamo già facendo presso le scuole superiori e in associazione. Riguardo i gruppi di incontro ci tengo a sottolineare che accogliamo ovviamente tutti, dai giovani agli adulti, con disturbi alimentari legati a obesità, anoressia e bulimia. È solo un modo per accogliere i disturbi e stare insieme, trovare almeno un po' di serenità. Quindi io vi aspetto in associazione. Eccoci qua, signor Arduino. Allora, si è divertito con noi? Sì, mi sono divertito un po' stracco. Però mi sono divertito, mi fa male un po' la schiena, ma dopo mi ha fatto i massaggi con la moneta. Oh, vede, ma lei è informissima, non ha... Sì, ogni tanto mangio quella roba là che vende quelli là. Sì, quella è Herbalife. Sì. Abbiamo avuto di tutto oggi, abbiamo veramente avuto di tutto. Sì, io ti dirò. È stato bene. Sì, io sono stato bene, ho ballato i popcorn, ho ballato quello là, che roba è quella, non mi ricordo, però... È un'altra danza. Sì. Sono stato proprio bene, guarda, c'è un sacco di monelli, ci stai... Stavo proprio bene, una bella festa. Domenica vengo giù perché non c'ho niente da fare domenica, allora sicuramente mi ci fa un'altra passeggiata. E allora ci saluti anche sua moglie. Appena la vedo io dico. Benissimo. Io mi ricordo. Benissimo, signor Arduino, salutiamo i nostri amici da casa. Grazie da Ancona Benessere con il signor Arduino all'associazione Essere Felici. Salute e Fate Eventi TV. A tutti. Like